Siamo al Salone Nautico Internazionale di Genova, allo stand della Regione Calabria. Qui la Regione ospita cantieri, porti, accessoristica locale. Siamo con Fausto Orsomarzo. Assessore, una battuta su questa iniziativa regionale. Ma penso che sia una Calabria non t'aspetti qui a Genova. E ci abbiamo tenuto su richiesta, diciamo, dei nostri cantieri ad esserci a un salone nautico che è la 60ª edizione, che vuole ripartire alla grande. Tutti gli altri saloni nautici internazionali sono fermi, l'Italia riparte da qui e la Calabria c'è. Una Calabria positiva, una Calabria spesso conosciuta ai calabresi, e noi con grande soddisfazione che l'abbiamo incontrati sotto lockdown, quindi per programmare questa ripartenza, è una di quelle fiere dove ci è stato richiesto dai nostri operatori di esserci. L'abbiamo fatto in un modo diciamo anche professionale. Tanti visitatori stanno apprezzando questo stand, il vostro lavoro, per cui io faccio l'osservatore esterno diciamo da assessore regionale. E mi dicono stiamo vendendo tante barche, quindi siamo qui per questo, stiamo promuovendo i nostri porti, quindi un segno più da questo salone per la Calabria che riparte. Bene, abbiamo visto tantissima qualità costruttiva e di materiali per quanto riguarda le aziende e le imprese calabresi. Una nota forse stonata, quella dei porti, ci sta lavorando la vostra amministrazione? No, non è una nota stonata, nel senso la Calabria ha una sua portualità. E la cantieristica internazionale è un po' più avanti rispetto alla nostra rete dei porti, per cui i porti, quelli già attrezzati, quelli che sono avanti, si parla tantissimo anche di finanziamenti, di questo ci stiamo occupando, di porti green, devono stare al passo coi tempi. Insieme a questa rete di porti che esiste, con la Presidente Santelli, io la delego alla portualità, ma stiamo lavorando fianco a fianco per realizzarne di nuovi, e ne parleremo quando saremo pronti, speriamo a breve, e sugli esistenti migliorare i servizi, migliorare la qualità, essere attrattivi per un incoming internazionale che già un pezzo di Calabria ha, deve essere la parola d'ordine in tutti i porti. La novità vera è che l'abbiamo incontrati tutti insieme, non sono mai incontrati negli scorsi anni, e sono qui tutti insieme, dal porto di Roccella, il porto di Cetraro, il porto di Vibo Valentia con le Darsine, e soprattutto il porto di Tropea, che si candida questa cittadina con i suoi servizi, compreso il porto, si candida a essere capitale della cultura del 2022. Ecco, attrattiva di investimenti. Che cosa l'amministrazione Santelli e il suo assessorato in particolare vuole proporre per il comparto nautico? Ma intanto c'è una grande novità che registro da chi ha avuto un'esperienza politica nelle istituzioni. La Giunta Santelli, trasversalmente con tutti i diversi assessorati, non c'è competizione fra uomini e donne, ma ha una visione complessiva, perché è normale che nell'attrarre gli investimenti noi vorremmo ribadire con forza l'unica prospettiva possibile di lavoro vero che questa terra ha. E il mare, i porti, l'agricoltura, stiamo lavorando ad esempio col collega Gianluca Gallo, la cultura, e quindi serve comunque avere un'idea chiara di quello che noi possiamo fare, di quello che è sostenibile fare, e investire per ciascuna competenza le risorse in un'unica direzione. In uno slogan abbiamo ripetuto più volte, la nostra terra si candida ad essere il giardino degli italiani, il giardino dei Lombardi, dei Liguri, cioè di chi possa sentire questa terra anche propria. Siamo qui a Genova e saremo poi in tutte le altre fiere nazionali e internazionali, saremo a Rimini settimana prossima con tutti i nostri hotel al TTG, proprio per invertire questa rotta, non una Calabria isolata, non una Calabria chiusa, non una Calabria che non sa parlare all'esterno, una Calabria che, migliorando i servizi di tutti quelli che sono anche gli operatori, i lavoratori delle filiere, può avere il suo ruolo. In tanti anni abbiamo provato a giocare un ruolo sbagliato, non ci abbiamo creduto, e questo è in sintesi il grande lavoro della Presidente Santelli e della sua giunta regionale.